Nella fase di ripresa del commercio e delle attività di ristorazione, anche la cultura a Teramo non resta indietro. Tornano a riaprirsi le porte della Pinacoteca Civica e del sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie. L'assessore comunale alla cultura, Andrea Core, annuncia inoltre che gli spazi espositivi di via Nicola Palma e dell'Arca sono nuovamente fruibili e saranno concessi gratuitamente, un modo per rilanciare l'intero settore culturale. Sarà riaperta la Pinacoteca Civica nella totale sicurezza, abbiamo approvato tutti quanti quelli che saranno i protocolli di sicurezza per far sì che sia i dipendenti dell'ente che i visitatori potranno accedere nella più totale sicurezza e inoltre tornerà visitabile il sito archeologico di Madonna delle Grazie, perché su quel sito questa amministrazione ha puntato molto e quindi in preparazione dei lavori che permetteranno di ridare nuova luce a quel sito archeologico con la preziosissima collaborazione della sovrintendenza, abbiamo iniziato questo percorso e vorremmo che proprio da lì ripartisse il tema della cultura in città, quindi un nuovo slancio alle tematiche culturali, perché crediamo appunto che il mondo della cultura rappresenti, l'abbiamo sempre detto, un volano per la rinascita del nostro territorio, ancor più dopo questa difficile emergenza che si protrae da settimane. Torna a vivere anche l'iniziativa La Pinacoteca si racconta, curata dal professor Stefano Papetti. Gli ultimi tre incontri saranno visibili sul canale YouTube del Comune di Teramo. La Pinacoteca si racconta doveva essere e sarà un ciclo di 8 incontri per far sì che il museo cittadino viva fuori dal museo, per far sì che tutta la storia della cultura del nostro territorio sia conosciuta e conoscibile dai nostri concittadini, e quindi dopo i primi incontri avvenuti in forma fisica, quindi oggi diremmo in presenza, abbiamo lavorato e oggi siamo in grado di presentare e di rendere fruibili ai cittadini gli altri incontri, di modo che sul sito dell'ente, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'ente saranno consultati, ascoltabili questi incontri in una versione evidentemente più smart, quindi legata anche al tema del digital divide, e quindi per far sì che siano accessibili da tutti quanti i dispositivi. Saranno degli incontri che però consentiranno di continuare quel percorso.